Vince il Catania, sono felice. Vince l'Inter, sono felice. Tanto mica l'Inter per vincere lo scudetto ha bisogno di questa vittoria proprio col Catania. Proprio. L'importante è che vinca col Chelsea, come dice Ranieri. Milan ha visto che è successo, no? Certo, l'Inter è diverso dal mio. È molto, è un po' più forte quest'anno l'Inter. Però insomma è tosta, non è facile. Anzi, è proprio difficile perché poi le squadre inglesi lì si esaltano, pure che fai il primo gol, quelli giocano fino all'ultimo secondo, vedi, pure su 4-0, mancano 3 minuti, in Inghilterra succede il 4-4, eh? In Italia no. Mourinho Balotelli. E vabbè, sono due capoccioni, come dicono a Roma, due testoni, però è innegabile che quel ragazzo c'ha talento. Ognuno ha diritto di dire qualcosa all'IP sulla nazionale. Ha vinto un mondiale, sa lui quello che deve fare, quindi nessuno gli può dire niente. Certo, poi ognuno ha i suoi, chi dice Cassano e chi dice Balotelli. Sicuramente sono destinati questi alla nazionale, sono destinatissimi. Allora, in tempi non sospetti, io incontrai in aeroporto, mi ricordo Riva, Gigi Riva e i dirigenti della nazionale che stavano andando in Sudafrica. E allora a un certo punto io so, ma sai chi vedrei bene in nazionale? Io così, eh? Cossu del Cagliari. Guarda caso dove è stato, mica perché gliel'ho detto io, però ci ho preso. Ma invece di farmi domande, chiedetemi come mai eri qua? Perché stai in No, come clinica? stai? C'ho il ginocchio gonfio pure io, mica sono onesto. Non giocare più a calcetto. No, quale calcetto? È stato lo sci. C'è Mariani lì, però non ce la fa più questo signore, eh? C'ha 7 giocatori di basket che aspettano. Uno, ci ho visto uno, di che squadra? Di chi sei tu? Ma io sono della Reggiana. Verrai visitato dopo, perché lì visitano, dipende, serie B, serie C, serie A, poi la serie A bisogna vedere che fascia sei.